La moda è un settore di eccellenza per la Toscana, fa i conti con la crisi che è più grave di quanto si temeva. Tremano molti dei 110.000 addetti per la contrazione del mercato interno e delle esportazioni. Martedì scorso c'è stata una grande manifestazione in centro a Firenze, i rappresentanti dei sindacati poi sono stati ricevuti in consiglio regionale. Il giorno dopo, in aula, è stata votata una mozione all'unanimità con degli impegni precisi. Le aggressioni al personale sanitario sono purtroppo sempre più frequenti. I consiglieri hanno discusso un documento che poi ha diviso gli schieramenti, votato dalla maggioranza, a cui si sono aggiunti il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Misto, respinto dai gruppi di centrodestra. Ne vedremo i contenuti e approfondiremo anche i punti della discordia. Dai piccoli centri spariscono sempre più spesso gli sportelli bancari. Questo accade in molti casi su iniziativa della Commissione per le aree interne. Ora si impegna la Giunta a costituire un osservatorio per la desertificazione bancaria. Proposta anche la riduzione dell'IVA, come era prima in verità, sull'acquisto di pellet, in particolare nelle aree più critiche dal punto di vista energetico. Approvati i bilanci dei parchi delle Apuane, della Miata e di San Rossore, quello dell'azienda per il diritto allo studio, modificata in un punto la norma sulle cremazioni di queste e delle altre decisioni maturate nell'ultima seduta, parleremo naturalmente in questa puntata di Regionando, oltre a mostrarvi la bellissima sala del Gonfalone restaurata e riportata ai fasti del Settecento. Una nuova tragedia sul lavoro. La vittima è un uomo di 69 anni che lavorava in una cartiera di San Pietro a Vico in Lucchesia. È un anno terribile il 2024, che era cominciato con la strage di Via Mariti a Firenze. C'è stato un minuto di silenzio all'inizio della seduta di mercoledì. Un lutto ha colpito da vicino il Consiglio regionale. All'età di 83 anni è morto Alberto Monaci. Dal 2000 al 2015 era stato consigliere regionale e ha anche presieduto l'Assemblea per 5 anni, dal 2015 al 2020. E allora lo ricordiamo così, Alberto Monaci, in una delle sue tante interviste per questa trasmissione e per i nostri telegiornali. Il tema in questo caso era quello delle nuove povertà, soprattutto per i minori. L'occasione era la Festa della Toscana del 2013. Cosa è necessario fare da parte delle istituzioni regionali, secondo lei? Da parte delle istituzioni regionali, prima di tutto, è avere questa consapevolezza e dare questo messaggio. Noi non è che è un problema che non viene già affrontato, che non è affrontato dalla legislazione, ma essere anche più attenti e mirati in quello che dobbiamo fare. Questo è tutto, soprattutto nell'inclusione in senso positivo, nel dare la possibilità di un lavoro, di un'attenzione, creando anche attraverso la formazione, quindi fin dalla base, andando a cercare i bambini, i giovani delle famiglie, fra virgolette, senza speranza. Quello per noi è determinante. Senese Doc, deputato della Democrazia Cristiana dal 1987, aderì poi al Partito Popolare, successivamente alla Margherita. Infine, quando finì questa esperienza, al Partito Democratico. Dopo essere stato anche consigliere comunale a Siena, venne eletto consigliere regionale nel 2000. Nel 2010, dopo il doppio mandato di Riccardo Nencini, fu scelto come presidente del Consiglio. Ecco il ricordo che ne fa oggi Antonio Mazzeo. La Toscana ha perso un grande uomo delle istituzioni. Poco tempo fa ci ha lasciato Alberto Monaci. Ho avuto modo di imparare a conoscere in questi anni il lavoro del presidente Monaci, sempre pronto ad ascoltare, sempre pronto a tendere una mano, sempre pronto a mediare le istanze differenti che arrivano in Consiglio regionale. In questi anni è stata una mia scelta quella di incontrare, confrontarmi spesso con gli ex presidenti del Consiglio regionale e da Alberto ho trovato una grande attenzione al suo territorio, al territorio di Siena, ma anche voglia di conoscere cosa si muoveva nella sua amata Toscana. E per tutti noi una perdita molto molto importante. Alberto Monaci è stato uno di quegli uomini politici che hanno segnato la storia della nostra terra. Lascia in tutti noi un segno indelebile, commenta Eugenio Giani, il presidente della Giunta oggi, che è stato presidente del Consiglio subito dopo Monaci. È stato rigoroso, saggio e coerente, aggiunge ancora. Monaci, uno dei politici senesi più importanti e conosciuti di sempre, sarà ricordato presto anche qui a Palazzo del Pegaso. Luca
Luca Cavati, originario di Pesce, residente a Uzzane, un'altra vittima del lavoro di questo terribile 2024 in Toscana, cominciato con il crollo di Via Mariti a Firenze, dove si stava costruendo un nuovo centro commerciale. In quel disastro morirono 5 persone e poi abbiamo registrato altri tragici episodi a Lucca, Pontassieve, Garfagnana, in altri luoghi ancora. In primavera poi c'è stata l'esplosione della centrale idroelettrica tra Emilia e Toscana, che provocò addirittura 7 morti. Una vittima era originaria di Forcoli, in Valdera. Negli ultimi 5 anni, pensate, ci sono stati quasi 400 morti nella nostra regione, oltre 230.000 infortuni. In Italia, da gennaio a luglio di quest'anno, ci sono stati già 377 morti sul lavoro, più 3% rispetto al 2023. I settori più a rischio sono l'agricoltura e l'edilizia. La fascia di età più colpita è quella dei lavoratori tra 45 e 59 anni. In memoria di Luca Cavati, la seduta del Consiglio regionale di mercoledì scorso è cominciata con un minuto di silenzio. La questione della sicurezza sul lavoro inevitabilmente si intreccia con quella della crisi economica, del precariato, delle difficoltà delle imprese e di conseguenza dei lavoratori. Martedì 12 novembre 2000 addetti del settore della moda sono sfilati in corteo a Firenze. Una loro delegazione sindacale è stata ricevuta dall'ufficio di presidenza e dai capigruppo del Consiglio. A margine della seduta del pomeriggio c'è stata un po' di tensione tra maggioranza e opposizione sui tempi per discutere poi in aula l'argomento. Noi crediamo che non ci sia più tempo da attendere. Chiediamo che non possiamo esclusivamente rimandare, come è facile spesso fare da parte di questa maggioranza, la palla in mano esclusivamente al governo nazionale, perché così è stato. È semplice dire è tutta competenza del governo nazionale, la responsabilità è tutta del governo nazionale. Noi crediamo che la Regione Toscana debba fare la propria parte. Occorrerà fare sistema tra istituzioni ai vari livelli, quindi il governo, la regione, perché ci sono degli aspetti che riguardano ad esempio gli ammortizzatori sociali che dipendono dal governo e la regione ha già rivolto la richiesta di ampliamento e di prolungamento. Poi tutto si è ricomposto e il giorno dopo, mercoledì, tutti i consiglieri hanno votato una sola mozione. L'obiettivo è mettere in campo una serie di azioni affinché il governo nazionale da una parte e la regione toscana dall'altra producano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore moda e di porre le basi per il suo rilancio. D'altronde questo comparto incide tantissimo sulla nostra economia, conta 110.000 addetti, da solo vale circa il 40% del nostro sistema produttivo. Gianni, sollecitato anche dalla piazza, annuncia la convocazione questo lunedì del tavolo regionale della moda. La Regione si impegnerà a fondo sia sul piano della formazione, quindi della ricerca di risorse per poter attraverso il canale della formazione dare delle indicazioni forti rispetto a un aiuto e un sostegno al settore moda. In secondo luogo con la richiesta al Governo di ammortizzatori sociali sui quali è necessario in una situazione di crisi come questa, e sul piano della ricerca di finalizzazione, di incentivi alle imprese attraverso quei fondi che attraverso i bandi arrivano da quello che io chiamo i fondi tosco europei, ovvero fondi cofinanziati fra Regione e Unione Europea, e che possano indirizzarsi non alla generalità delle imprese sul piano della ricerca e sviluppo, sul piano dell'innovazione tecnologica, ma invece possano essere dedicati in modo specifico al comparto, in modo da sostenere l'attività delle imprese. Ed ecco allora alcune reazioni dopo il voto condiviso sulla mozione. Il primo commento è del presidente Mazzeo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le 8 settimane previste per quest'anno. La regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro delle istituzioni è mandare un messaggio forte di unità, così come hanno fatto i sindacati, e sono orgoglioso che l'Assemblea legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto.
i commenti politici dei singoli gruppi. Cominciamo da quelli di maggioranza. Ceccarelli, del PD, apprezza il lavoro di sintesi fatto in aula e riconosce che la Regione deve svolgere appieno il suo compito. Ma al governo cosa chiedete? Sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro. Quindi direi che su questo c'è stato un'unione di intenti e credo che sia doveroso nel momento in cui c'è da difendere e cercare di creare le condizioni per il rilancio di un settore che per quanto riguarda la Toscana è fondamentale. Sì, un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto, a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. La sintonia è ritrovata, troppo grave il problema che sta mettendo in ginocchio tanti distretti, quelli più rilevanti, certo quello conciario attorno a Santa Croce e Castelfranco, quello tessile di Prato. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024 fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany e degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni d'impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende. Noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. Infine, ascoltiamo la voce della consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle. La sottoscritta, insieme al presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che
offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. La scorsa settimana abbiamo dato i numeri delle aggressioni ai sanitari in Toscana e il fenomeno rappresenta una vera e propria emergenza che si fa più grave nel tempo. Nel 2023, anno record, furono addirittura 2.356 le aggressioni, 478 fisiche, 1.769 verbali, 109 contro la proprietà. Nei primi sei mesi di quest'anno ci sono stati 1.136 casi in Toscana. In più della metà di essi le vittime sono state gli infermieri, nel 17% gli operatori sociosanitari, nel 13% i medici. Le nostre cronache di questi ultimi giorni ci fanno capire che la tendenza non è cambiata, purtroppo. La maggiore incidenza, quasi il 45%, riguarda i servizi psichiatrici territoriali all'interno degli ospedali. Il settore più esposto è il pronto soccorso. In aula viene presentata una mozione che era uscita già dalla commissione qualche giorno prima, ma anche in quel caso aveva suscitato polemiche. La questione è soprattutto politica. Chi deve agire? Chi porta con sé eventuali responsabilità? Il dibattito qui l'ha introdotto proprio il presidente della commissione, che ha ricordato l'impegno anche economico della regione per monitorare e fronteggiare la situazione, ma poi sollecita l'intervento del governo. Un vigilante non può impedire a una persona, anche se l'avesse agitata, di entrare in un presidio sanitario. Lo può fare un poliziotto. E allora chiediamo che venga fatto su tutta la regione Toscana quegli accordi che in alcuni zone, penso alla prefettura di Pisa, ha fatto in maniera egregia, venga fatto su tutto il territorio, per cui il governo insieme ai rappresentanti territoriali e questori stabiliscano quali sono le forze dell'ordine che possono garantire questa, che è una competenza statale. Noi non chiediamo allo Stato di fare cose della regione, chiediamo allo Stato di fare quel pezzo che è loro. E poi c'è il tema della tutela legale degli operatori. Quando uno ha subito violenza deve avere un'assistenza legale. Su questo in Toscana c'è una situazione da molto eterogenea, chiediamo che si dia il massimo di tutela legale. Per capire le differenze ascoltiamo allora anche Diego Petrucci, che fa parte di questa commissione e già nei giorni scorsi aveva criticato il documento. Non è pensabile di mettere polizia e carabinieri, non servirebbe tra l'altro per fortuna, in tutti gli ospedali della Toscana 7 giorni su 7 H24. Pensiamo che la maggioranza non abbia avuto un atteggiamento serio, non si è presentato l'assessore regionale alla sanità su un tema come questo che affligge il nostro personale sanitario, quello più generoso, quello che nonostante tutto continua a lavorare nei pronto soccorso, quello che nonostante tutto fa le notti il venerdì e il sabato nei pronto soccorso. Ci voleva anche una presenza dell'assessore Pezzini, l'assessore della sanità, se non altro per esprimere solidarietà. Noi diciamo grazie a queste donne, a questi uomini, agli OSS, agli infermieri, ai medici. Ci sarebbe sembrato giusto che fossero presenti oggi il governatore Gianni, l'assessore alla sanità, su una discussione come questa che va avanti da mesi. E poi manca la mappatura, questa mappatura che è fondamentale per poter stabilire dove, quando e come difendere i tanti medici, i tanti infermieri, i tanti operatori sanitari che lavorano anche di venerdì e di sabato notte nei nostri ospedali e nei nostri pronto soccorso. L'ordine del giorno di Petrucci è stato bocciato al voto, sono stati accolti quelli della Lega e del gruppo misto. La Lega resta per il no alla mozione, il consigliere del gruppo misto, che è anche vicepresidente della commissione, invece vota a favore. Hanno detto di aver stanziato, e ci sono, più di 2 milioni per le telecamere. Non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere. Hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo, c'è un'analisi più completa e più complessa che il Consiglio regionale deve fare su un tema delicato come quello, partendo sicuramente dalla vicinanza a tutti quei medici e infermieri che purtroppo hanno subito delle aggressioni, ma dobbiamo andare oltre. Noi non ci siamo nascosti dietro al contributo che il governo nazionale deve dare, ma sicuramente ci deve essere una chiarezza. Qui io ho votato a favore fin dalla commissione perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le
delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la Regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. Positivo anche il voto del Movimento 5 Stelle, la consigliera Noferi però allarga l'orizzonte e fa una valutazione politica. Io ho voluto riportare l'Aula al senso vero del lavoro che dovremmo fare, cioè quello di cercare delle soluzioni e non di fare campagna elettorale per i prossimi 12 mesi, perché mi sembra che ciò sia veramente scorretto anche nei confronti dei cittadini che ci hanno portato in questo consesso. E questo anche per cercare di invitare i colleghi a una maggiore riflessione, ad abbassare lo scontro, perché quello che noi assistiamo oggi nelle aggressioni ai sanitari, e non riguarda soltanto la Toscana ma tutto il territorio nazionale, a mio avviso è frutto di problemi diversi, non solo problemi legati alla sanità ma a un disagio sociale evidente che si manifesta di fronte alle più piccole e gravi anche difficoltà nella reazione violenta. Altri provvedimenti sono stati votati dai consiglieri a maggioranza, approvati i bilanci dell'azienda regionale per il diritto allo studio, con un utile maggiore del previsto per i risparmi energetici, dei tre parchi, San Rossore, Apuane e della Maremma, questi sono i bilanci del 2023. C'è stata anche la modifica con il sì di tutti alla normativa regionale del 2004 sulle esumazioni ed estumazioni straordinarie. Potranno avvenire in tempi più brevi anche senza la presenza del medico, previa comunicazione all'azienda sanitaria competente. E poi a maggioranza, ok alla proposta di legge che prevede una procedura semplificata per i progetti che riguardano opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica in immobili regionali. E poi approvati gli indirizzi per l'attività di ricerca dell'IRPET, dalla Commissione Aree Interne erano arrivate due proposte, votate successivamente dal Consiglio, per l'istituzione di un osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Pensate, quasi il 30% dei comuni toscani non ha più sportelli bancari o ne ha soltanto uno. E per riportare l'IVA sul pallet al 10%, ma certo questa è una decisione a carico del governo, che andrà a vantaggio soprattutto delle famiglie che vivono in zone più fredde. Parentesi, nella Commissione Sviluppo Economico e Rurale, all'indomani della seduta, è stato dato il via libera alla proposta di legge per fronteggiare la povertà energetica. Più del 20% delle famiglie toscane non possono riscaldare o raffreddare adeguatamente le proprie case. Ecco allora un bonus che al beneficio ambientale legato all'installazione di impianti fotovoltaici associa quello sociale legato appunto all'erogazione di questo contributo. Ecco le immagini della sala del Gonfalone completamente restaurata, le pareti sono di colore verde salvia, i decori di colore avorio. E la principale sala di rappresentanza, questa del Consiglio regionale, custodisce il suo simbolo, il Gonfalone, fino a quando è stata costituita. Ammiriamo la nuova sala, ne riparleremo tra 7 giorni. Sono stati molti anche questa settimana gli eventi e le manifestazioni presentati qui. Sono stati annunciati i programmi del Teatro di Buti, sono stati celebrati i successi di Acqua Village di Cecina e Follonica e quelli del Follonica Hockey, che ha vinto la Supercoppa Italiana dell'Hockey su Pista. È stato presentato il volume Osterie d'Italia, nel quale la Toscana ha molto spazio. E poi, questo è il weekend che inaugura Empoli Città del Natale, che ogni anno batte i record di presenza e di interesse. A Firenze la presentazione dell'edizione 24, che si protrarrà fino a dopo le feste, il 12 gennaio, fra tradizione, cultura, luci, naturalmente, e tanti altri eventi. Sarà visitabile fino al 30 novembre a Palazzo Bastoggi, in via Cavour 18 a Firenze, invece la mostra Shoso Shimamoto Gutai, primo assalto, con le opere di Shimamoto e del collettivo artistico Gutai, una mostra molto interessante per un artista considerato uno dei più grandi dell'età contemporanea. Regionando oggi finisce qui con le belle immagini che vediamo, torniamo venerdì 22 novembre dopo il TG della sera, ci avvicineremo anche alla festa della Toscana dedicata a genio e innovazione.